Ciao a tutti, io sono Alessandro Lampazzo, sono un fotografo, un fotogiornalista. Nasco a Padova nel 1986 e vivo e studio qui per i successivi 25 anni più o meno. Durante l'università incontro la fotografia per caso, ne vengo subito preso e ne vengo subito affascinato, tanto da iniziare a lavorare come fotografo per un giornale locale, fino a che nel 2011, tra il 2011 e il 2012, scoppia quella che poi sarà ricordata come la Primavera Araba, e attratto da questo grande evento e sentendo la necessità di documentarlo, decido di partire e andare in Tunisia prima e in Egitto poi, dove spenderò circa 7 mesi. Da lì, diciamo, la mia carriera poi inizia e mi porterà in altre aree del mondo, dal Sud America all'Europa, al Medio Oriente nuovamente, fino a finire qualche anno fa in Finlandia, dove attualmente vivo. Da quasi 5 anni. Per me la fotografia è sempre stata un mezzo molto potente, un mezzo di comunicazione molto potente. All'inizio pensavo, avevo quasi un motto che ripetevo al perché vuoi fare questo lavoro, perché fotografi? E il concetto era quello lì di dar voce a chi non ha voce, a storie che non hanno voce, che non trovano spazio, una ricerca di portare alla luce e dare visibilità a persone, a situazioni che altrimenti da sole non ce la farebbero. Diciamo che negli anni ho sviluppato un po' questo concetto, diventando un po' meno naive, però rimane per me la fotografia uno strumento principalmente utile a suscitare emozioni, ecco, di qualsiasi genere, ma credo in questo momento risponda a questo mio bisogno di comunicare emozioni. I due lavori che presento sono entrambi ambientati in Finlandia. Il primo si chiama Into the Woods. Nasce intorno al 2015 quando incontro due persone. Sono uno zio e nipote, iracheni, e sono arrivati dall'Iraq da qualche mese, come migliaia e migliaia di altri profughi scappati dalla guerra all'ISIS. Decido di seguire la loro storia. Mi affascina molto il contrasto generato da due volti chiaramente non finlandesi che hanno avuto la sorte di essere arrivati nel paese scandinavo e di essere diventati parte di un esperimento che alcuni cittadini finlandesi hanno voluto fare per aiutare il processo di integrazione. C'è stato questo movimento che ha portato molti cittadini finlandesi ad ospitare nelle loro case i migranti nel periodo tra il loro arrivo e la decisione se potessero rimanere poi definitivamente nel paese in quanto rifugiati. Questa parte è molto legata a un contrasto di immagini e una vicinanza esperienziale, perché anch'io migravo a quel tempo dal sud Europa, mi ha portato a incuriosirmi e a voler raccontare la loro storia che fortunatamente poi avrà un lieto fine per entrambi. Il secondo progetto si chiama The Long Border e è focalizzato sul lavoro delle guardie di confine finlandesi che sorvegliano il confine con la Russia.
Ho scelto questa storia perché per me il concetto di confine è sempre stato una cosa relativamente difficile da capire, nel senso no, non di per sé, ma in quanto in molti casi una linea di demarcazione su una mappa crea mondi completamente diversi. La Russia stessa per me è una fonte molto grande di fascinazione e sapere che da un lato esiste quello che è stato per decenni e decenni una teoria diversa di società e di economia ha un fascino enorme. E allo stesso tempo, oggigiorno, questa grande potenza rappresenta un pericolo anche reale per chi si affaccia ai suoi confini. Quindi l'idea che ci possono essere dei piccoli uomini finlandesi a controllare questo confine così particolare, così affascinante, ricco di suggestioni, ecco, mi ha ispirato a umanizzare un po' questo confine, quindi a raccontare la loro storia, viaggiando da nord, dalla Lapponia fino al sud, nell'arcipelago che poi dà sul Mar Baltico. È stato chiesto di dare un suggerimento, un invito a voi che guardate, e di solito sono estremamente restio, non credo le persone abbiano bisogno di inviti o cose. Mi sento piuttosto di condividere qualcosa che cerco di tenere normalmente presente nella mia vita, che è rimanere curiosi. Per me la curiosità è una cosa molto importante, mi spinge, diciamo, ad andare oltre a quelle che sono i miei limiti, no? Mi spinge a uscire dalla mia zona di comfort. Non fermatevi alle cose come sono, andate oltre, cercate di incuriosirvi, domandarvi perché, come mai. Le cose sono in un modo piuttosto che in un altro.